Dove c'è il padel c'è Nick Amoruso. Sì, hai detto bene. Dopo una vita sui campi da calcio, ora sui campi da padel, insomma, ho anche investito, quindi in una struttura a Tolcinasco a Milano, e quindi spesso mi invitano a eventi. Poi oggi è un evento veramente bello, speciale, perché ho avuto la possibilità di rivedere il boss, mister Lippi, quindi ci siamo salutati e trascorrere una giornata insieme, parlare di vecchi ricordi, insomma, un'emozione unica. Bello partecipare, ma per te bello anche vincere, perché comunque l'ambizione c'è e tanti sono stati i trofei in questi anni con il padel. Ma sì, infatti, guarda, si è aperta veramente, tra virgolette, una nuova carriera, perché poi facciamo tantissimi eventi, tornei, però hai detto bene, una volta in campo c'è la competizione, nessuno vuol perdere, quindi belle sfide, belle battaglie. E, insomma, qualche torneo l'ho vinto, dai. Senti, parlavi anche di questo rapporto con Marcello Lippi, la voglia di ritrovarlo, di vederlo, di passare una giornata. Il ricordo più bello con lui? Beh, il ricordo più bello, io sono arrivato a 21 anni perché mi ha voluto lui alla Juventus, quindi abbiamo vinto scudetti, purtroppo due finali di Coppa Campioni perse, un intercontinentale, un'emozione unica, infatti ero felicissimo di rivederlo, abbiamo già scambiato qualche chiacchiera, qualche abbraccio e subito si è parlato di calcio. Però oggi l'ho invitato a fare anche da mister, da coach per il padel, quindi lo vedo lì già bello concentrato, però insomma è un'emozione veramente grande, perché è stato lui che mi ha portato nel calcio che conta e insomma mi ha dato la possibilità di giocare in grandi stadi, in grandi competizioni con una grande squadra. Sono i giorni dei festeggiamenti per il Napoli, però al tempo stesso ci sono anche le prime domande sul futuro di Spalletti, ad esempio. Tu che idea ti sei fatto su questa vicenda? Beh sì, allora è sempre un po' un peccato, no? Veder rovinata, tra virgolette, un po' una festa che era la festa perfetta. Io credo che ci sia il merito veramente di tutti, di De Laurentiis in primis, che ha costruito un ambiente, ha costruito una società, una squadra con supporto di una tifoseria meravigliosa, e il tassello giusto che mancava era proprio Spalletti. Io credo che si ripartirà da quello, e perché insomma è un allenatore che ha dato ancora più consistenza, ancora più forma a una squadra che già insomma ha fatto molto bene, però ha vinto e continuerà a far bene. Credo che il rapporto non debba cambiare, ma ecco, bisogna pensare al futuro con Spalletti e con una società che deve continuare a lavorare in questo senso. Quindi se ci sono delle distanze tra il presidente e Spalletti vanno colmate, bisogna trovare un punto d'incontro per andare avanti. Io credo che questo faccia parte anche un po' del gioco delle parti, no? Si è vinto, quindi c'è da magari ridiscutere un contratto. Quando si vince, naturalmente, insomma, è giusto anche rivedere certi aspetti economici e non, però credo sia anche veramente un giochino tra i due. Sono due personaggi, insomma, che ormai sono nel mondo del calcio da tanto tempo e sanno bene, insomma, come muoversi, però sono convinto, anzi certo, che continuerà questo rapporto, perché ha fatto la storia. Ecco, da attaccante invece cosa pensi del futuro di Osimhen? Oggi in un'intervista Diego Simeone diceva se arrivano più di 100 milioni è giusto cederlo, anche per fare in modo che il club non si dissangui dovendo ritoccargli l'ingaggio. Sì, il club ha dimostrato che anche con partenze importanti come quella di Koulibaly, di Insigne, di Mertens, ha vinto lo scudetto, quindi sa bene cosa fare e come operare. È una società pronta a tutto e naturalmente certe richieste possono essere importanti e rinunciabili, e ci può stare dopo una stagione del genere, quindi non mi meraviglio, ma sono convinto che ha insomma il tutto per puntare e ripartire su altri giocatori. Nick, ti porto un attimo su quello che è successo ieri a Vlahovic. Ecco, vorrei che tu spendessi due parole, perché insomma ancora una volta purtroppo succedono episodi di razzismo. Sì, ancora una volta mi meraviglio, perché ormai insomma il nostro calcio si è voluto sotto certi punti di vista, ma non sotto quello culturale. Non farei di tutta un'erba un fascio, ma credo che vadano puniti pesantemente ancora questi atteggiamenti. Ecco, un'ultima cosa sulla Juventus, visto che ci sarà Juventus-Siviglia, cioè la Juve secondo te oggi può davvero lottare per vincere l'Europa League? Beh,
insomma, credo sia il minimo che possa darsi questi obiettivi. Io sono convinto che potrà arrivare fino in fondo, anche con grande sofferenza, ma è un obiettivo importante, assolutamente sì. Senti, io resto sulla partita di ieri, no? La Fiorentina ha fatto un po' da spalla al Napoli ieri, però le manca una punta, cioè Jovic può essere il centravanti, perché anche ieri insomma ha avuto occasioni ma poi non ha concretizzato, quindi manca questo alla Fiorentina? Beh sì, a vedere dai numeri sì, manca un centravanti che faccia, insomma, che assicuri un bottino di gol, però sì, credo che manchi un po' di fiducia e sicurezza a questo giocatore. Diamogli ancora un po' di tempo, perché sai, spesso chi arriva nel campionato anche italiano ha delle difficoltà, però credo che la società provvederà anche ad comprare altri attaccanti per alternare anche, per stimolare gli stessi. E italiano, secondo te com'è la sua stagione alla Fiorentina, considerando che è in finale di Coppa Italia, semifinale di Conference? Beh, ottima, è un allenatore emergente, ha idee, è un calcio offensivo, quindi credo sia veramente uno di quei allenatori su cui puntare. Ma insomma, non lo dico io, ma parlano i numeri, le statistiche e credo la mentalità di questo allenatore giovane. Le ultime due velocissime sull'Euroderby, visto che Leao potrebbe non esserci nella partita di andata, in ambito diciamo andata e ritorno, chi vedi favorito secondo te per il passaggio in finale? Beh, diciamo che Leao sposta un po' l'ago della bilancia, io credo che ci sarà. È uscito, appena sentito un problemino, quindi di solito insomma è più per precauzione, sono convinto faranno di tutto per riaverlo, perché insomma è un giocatore che con i suoi strappi, con le sue giocate fa la differenza. Con Leao vedo insomma un 50-50, senza Leao un 70-30 per l'Inter. Potenzialmente a livello di rosa più forte l'attacco dell'Inter rispetto a quello del Milan, vedendo le difficoltà magari di Origi e di altri giocatori che comunque dovevano dare qualcosa e non l'hanno fatto. Sì, direi più completo sicuramente, ha più opzioni, più alternative. Sì, è mancato l'apporto di questi giocatori su cui il Milan aveva puntato, però il Milan ha tante risorse, tante idee, Pioli in questo insomma è maestro, quindi non mi soffermerei solo sotto quel punto di vista insomma, del singolo giocatore, ma farei un po' più un discorso generale riguardo a quelle che sono le qualità di un gruppo che ha vinto, che è arrivato in fondo e può fare tanto bene ancora in queste due partite.